dell'oggetto che viene gestita dalle applicazioni che ci fanno vedere i dati dell'oggetto, ma io l'oggetto lo do a un cliente e quindi devo dare al cliente la possibilità di accedere ai dati dell'oggetto perché lui può trarne beneficio. E tutto questo lo voglio fare senza sviluppare ogni volta un'applicazione custom, ma possibilmente il sistema dovrebbe consentirmi automaticamente di gestire queste relazioni, di dire qua questo cliente ha comprato questo oggetto e quindi io posso erogare questo servizio. Tutto questo possibilmente in maniera semplice. Il CRM non si occupa solo del cliente ma del suo ecosistema, quindi un oggetto può avere degli installatori, oltre agli utilizzatori può avere degli installatori, dei manutentori, dei distributori o i fornitori, ad esempio, di consumabili. E quindi il CRM dovrebbe avere un ampio respiro e trasferire il valore dell'IoT a tutto l'ecosistema. È per questo che sopra la piattaforma Eurotech abbiamo costruito Semioty, è il nostro sistema di CRM che consente di sviluppare il business IoT. È una piattaforma cloud al 100%, quindi zero costi di investimento iniziale, già integrata, che ci ha permesso di realizzare alcune esperienze tipo questa. Un produttore di frigoriferi, oltre a dare benefici per sé dai dati che vengono dal frigorifero e pianificare lui eventuali manutenzioni, ha deciso di dare al cliente una dashboard che permettesse al cliente del frigorifero, in questo caso si parla di frigoriferi industriali, i clienti sono ristoranti, gelaterie, anche loro hanno il piacere di sapere in tempo reale cosa succede sui loro frigoriferi, perché ovviamente per non degradare la qualità del loro prodotto. Quindi il tempo reale è indispensabile, il cliente ha potuto attraverso Semioty costruire una dashboard per il cliente finale, avvisarlo direttamente in tempo reale dello stato della manutenzione, dell'esercizio dei suoi prodotti.